fa verso il mondo esterno, sì, verso noi stessi. Rispetto all'ultima cosa che ha citato, come tutti quelli prima, diciamo, Facebook comprende tutti questi piccoli pacchetti, perché uno sceglie un altro rispetto a stare qui su Facebook? Ti ringrazio per la domanda. A un certo punto, soprattutto sulla geolocalizzazione è rilevante, no? Perché come sapete c'è una feature di Facebook che si chiama Places, no? Che Facebook decide di implementare proprio perché nel momento in cui lo fa il mercato della geolocalizzazione volontaria era conteso da due sistemi, Foursquare e GoWalla, che erano due aziende americane con un concetto molto simile che si contendevano questo mercato. Allora Facebook fa la sua applicazione di Facebook all'interno del sistema che si chiama Places, e però la costruisce in realtà come una feature di Facebook, non come un'applicazione a sé stante, mostrando in realtà una sostanziale ingenuità, perché Foursquare in realtà funziona perché implementa molto bene un meccanismo di gamification, cioè di giocosità. Non so se Simone ne parlate di gamification. No, però sarebbe interessantissimo parlare. Perché effettivamente è abbastanza la chiave del successo di Foursquare. Allora, vedete questi bollini qui nella parte alta dello schermo? Questi qui sono dei badges, delle medagliette, no? Che ti dà il sistema, e alcuni sono molto rari, no? per esempio il rarissimo badge Milano da bere, che puoi conquistare solo andando 5 volte di fila a spaccarti gli aperitivi a Milano, oppure c'è questo qui che puoi avere solo se fai check-in almeno 10 volte in un aeroporto, oppure c'è lo Swarm, rarissimo Swarm badge, che puoi ottenere soltanto se fai check-in insieme ad altre 500 persone nello stesso luogo, no? Oppure quello se fai check-in in mezzo al mare, che è abbastanza sfidante, no? E questo aumenta, no, la giocosità del tutto, perché tu chiaramente fai una serie di azioni, conquisti dei badge, ti confronti con i tuoi amici, piuttosto che in realtà dividi le raccomandazioni. Mentre invece il meccanismo implementato da Facebook era molto piatto, e soprattutto Facebook, cioè mentre il meccanismo di Foursquare è stato come quello di Twitter, io esisto e creo una massa critica, e questo farà sì che sarà possibile per me generare una value proposition per il business, per cui loro sono partiti e poi hanno sviluppato le relazioni commerciali. Facebook, che è molto aggressivo, è partito e ha cominciato ad andare, non so, da Mondadori a dire: allora facciamo che io sono Facebook, te sei Mondadori, e se la gente fa check-in su Places nei tuoi negozi, tu gli fai subito lo sconto. Così Mondadori ha detto: boh, pensiamoci un attimo, perché a me sembra che questo, il check-in su Facebook non lo fa nessuno, no? Mentre invece fa l'accordo con Foursquare perché vede che la gente spontaneamente fa il check-in nei suoi negozi, no? E quindi alla fine cattura un flusso che già esiste. Non so se ho risposto alla tua domanda. Sì, con riguardo a Foursquare sì, però c'è anche ad esempio LinkedIn, che ha detto all'inizio. LinkedIn, sì. Che ha detto all'inizio. Sì. Alla fine, come prima, tutto si basa su una struttura grafica. Sì, però per esempio LinkedIn, il caso di LinkedIn è ancora diverso. LinkedIn, come ti ho detto, realizza effettivamente in maniera più specifica delle relazioni di business. Facebook, per come è nato, per come si propone, è molto più promiscuo, no? Nel senso che essendo di fatto un media generalista, ci sta il cazzeggio, ci sta il lavoro, ci sta l'amicizia, ci stanno gli affetti, ci sta un po' tutto, no? Quindi, nonostante ci sia Facebook, c'è lo spazio
per dei social network più verticali, più specializzati in generale. Praticamente la differenza su Facebook è un qualcosa dove c'è tutta un'occhiata insieme, mentre quelli sono più specifici, dipende dall'argomento in cui si vuole adattare. Allora, tieni conto che nell'esperienza soprattutto dei giovanissimi, Facebook è sostanzialmente coincidente con internet. Cioè, per un bambino di 11-12 anni, se tu dici vai su internet, è sinonimo vai su Facebook. Perché Facebook è il posto dove si sta in contatto con i propri amici, si chatta, si mandano messaggi di email, si condividono foto, video, si scrivono delle cose che sono persistenti. Quindi, non a caso, Facebook, come avete visto recentemente, lancia Facebook Home, no? Cioè fa un replacement dell'home screen di Android, perché tanto per un segmento di utenti è già così, Facebook è l'esperienza della rete, no? E quindi loro tendono a sfruttarlo. Non so se è chiaro. Vi stavo dicendo, social network più verticale ancora, Feedme per maggiori, no? In cui sostanzialmente io faccio check-in ai ristoranti e poi commento i singoli piatti della mia cena. Il check-in si può fare non soltanto in luoghi fisici, ma anche in luoghi virtuali. Ad esempio, questo è Miso, non so se lo conoscete, che è un social network in cui io faccio check-in rispetto a un programma televisivo o a un film. Quindi io sto guardando la puntata 9 della quinta stagione di Big Bang Theory. Chiamatelo Sheldon. Cioè, vedete che basso le stesse magliette di Sheldon? Lui si è comprato su eBay tutta la serie. E sapete che Zuckerberg, quando ha visto il film su di sé, ha detto è tutto sbagliato tranne le magliette. Qui è interessante perché anche qui io faccio check-in su un programma televisivo, su una puntata di una serie TV, su un film, e vedo magari gli utenti del sistema che stanno guardando quello stesso contenuto, oppure quelli che l'hanno visto e l'hanno commentato, e quindi condivido questo tipo di contenuto. Allora, l'identità digitale è qualcosa di abbastanza articolato e distribuito in tutte queste esperienze, e ovviamente che vi vede al centro di una serie di relazioni. Come mi trovate? Questo è il mio nome Skype. Skype funzionava da Dio prima che se lo comprasse la Microsoft, poi purtroppo. Oppure mi trovate così, questi sono alcuni dei miei indirizzi di posta elettronica. Se proprio non potete farne a meno, mi chiamate. Questo è il mio nome di cellulare, tanto non vi rispondo. Detto ciò, finirei la breve introduzione al mio talk ed entrerei nel vivo dello speech di oggi, quindi le prossime 350 slide. Volete fare un break? Andiamo fino a... preferite finire un po' prima e facciamo uno stop? Per alzare prima? Finire prima? Cosa significa finire prima? Quantificare? No, dite, stacco, come se non ci fosse mai. Guarda il monitor, guarda. Siete meno un quarto? Sì. Ci siamo meno? Meno. Allora andiamo dritti. Allora, il futuro, vai, conoscete questa frase, no? Il futuro adesso soltanto non è uniformemente distribuito. Allora, vediamo un attimo. Cosa succede in 10 anni? Allora, sapete cos'erano i mainframe? In 10 anni di vita ne vengono distribuiti 1 milione di pezzi.
Però tenete conto che nel secondo anno di vita l'allora presidente dell'IBM fa questa frase che è passata alla storia, nella quale dice: prevedo che il mercato mondiale dei computer abbia la capacità di assorbire almeno 50 computer. Mercato mondiale. In 10 anni di vita dei mini computer ne vengono venduti 10 milioni di pezzi. Di personal computer nei primi 10 anni di vita ne vengono venduti 100 milioni di pezzi. Di internet browser, ma pure Panini ti sei portato qui. Cosa va? La mortazza. Allora sei un bastardo. Io sono qui che mi sbatto e tu ti mangi il panino, non faccio niente. Basso, ma come? Cazzo, non si può mai. È un film di fantozzi. Mangia se vuoi. Scherzo, è che non posso sempre prendere per il culo basso. Allora, di browser internet ne vengono venduti, vanno distribuiti, oltre 1 miliardo di pezzi nei primi 10 anni. Di browser internet per telefonini nei primi 10 anni ne vengono distribuiti oltre 10 miliardi. Allora, internet mobile è la tecnologia a più alto tasso di crescita di sempre. Lo vedete rappresentato in questi istanti. Nel 2000 questo era un telefono figo. Spaccato. Letteralmente tantissima roba da bullarsi, ma soprattutto questa era una killer application. Chi di voi giocava a Snake? Così, basso campione mondiale, al punto che i servizi segreti americani sospettano che Snake insieme a Tetris sia un trucco dei sovietici per abbattere la produttività nel mondo occidentale. Qual era il modello di business di questa applicazione? Tu che sei a Tetris, è la mia speranza, è l'unica che non è appunto. Questo si mangia le pagine. Le pagine tutte mute di salata. Qual era il modello di business? Allora, perché voi accendevate questo telefono Nokia, scorrevate il menu e a un certo punto c'era la voce giochi. Cazzo, ci sono dei giochi, mi dice uno, giochi. Ora di gioco, no? Uno ed era questa merdata qui. Cioè, allucinante, Ashi Art praticamente. E cosa guadagnava la Nokia con questo giochino? Niente, perché questo gioco era preinstallato, era di fatto una componente di sistema operativo. Quindi voi accendevate il telefono e ve lo trovate. E ci passate un sacco di tempo perché era l'unico gioco. Poi ne hanno aggiunto un altro a un certo punto. Passano 10 anni, quindi unità di tempo 10 anni, e un telefono figo è una roba tipo questa, ma soprattutto questa è una killer application. Chi di voi gioca Angry Birds? Bugiardo. Guarda dove non riesce a sollevare la testa, si è slogato il dito con la fiume. E allora dite, vabbè Zeppelin, però questo è molto più intelligente, questo gioco qua.
tu hai degli uccellini incazzati che ti mettono una fionda addosso dei maiali verdi, è il tuo. Qual è il modello di business di questa applicazione? Allora, Rovio è una società finlandese, questa applicazione è il loro 52esimo titolo, quindi erano sul mercato da un po', nel mercato dei videogames per mobile phone. Loro vendono della prima versione di questo gioco, che costava 79 centesimi al pezzo, 43 milioni di copie. Quanto fa? Dai, allora, veloce. 43 milioni per 79 centesimi? Un sacco di soldi. Un sacco di soldi. Di cui il 30% se lo prende l'Apple, ma il 70% se lo prendono loro. Questo gioco genera un merchandising pazzesco. Ci sono 1000 oggetti, no? Che fatti a forma degli uccellini. La Disney ci fa addirittura un film, Rio, no? Che ambienta i personaggi del videogame. Pazzesco. Molti milioni di dollari, grazie all'avvento del mobile. Qualche numero su internet, anche se voi li sapete già tutti. Siamo in un mondo in cui succedono cose grandi grandi. Qui ci abbiamo l'audio. I numeri sono grandi, sono importanti. La cosa che succede è che la quantità di conoscenza e quindi il volume di informazioni che girano in rete è sempre più impressionante. La capienza delle reti è sempre più impressionante. Diciamo che la rete ormai si comporta sostanzialmente come la memoria di massa. Più ne abbiamo, più la riempiamo. Se vi do un disco da 100 giga, più lo riempi, da un tera lo riempi, le leggi te, perché probabilmente vedi la lista. Questa stima in cui si considera che entro il 2015 ci saranno più device connessi alla rete che persone sul pianeta è credibile, è l'andamento che stiamo vedendo. Ma soprattutto ormai tutte le persone si stanno abituando al fatto di poter essere produttive o comunque connesse ovunque si trovino. L'impatto effettivo dei volumi di traffico sulla rete è sulle relazioni. Siamo nell'era dello zettabyte, che solo Basso sa che cos'è. Giusto? Sì. Cioè, come? No, dico che... No, ma sanno che loro, dai, non sanno che loro. Fai simpatico, perché non puoi fare il simpo una volta? Per contrario. È contro la sua natura. Va bene. Allora, uno zettabyte è questa roba qui. Un 1 con tantissimi zeri, tipo 21. La cosa interessante è che ormai è una misura accettabile per misurare il traffico della rete. Per la mia idea, questo è il traffico mensile globale di internet misurato in exabyte. Un exabyte è 10 alla 18esima byte. Quindi il traffico annuale ormai è già sul volume degli zettabyte. Siamo in un mondo nel quale entro la fine di quest'anno ci saranno 2.5 miliardi di utenti connessi a internet, probabilmente di più, quindi quasi
la metà del pianeta è già connessa all'internet. Si spassano oltre 700 miliardi di minuti al mese su Facebook. Ogni secondo abbiamo una nuova adesione a LinkedIn. È il mondo nel quale vengono spediti ogni giorno 40 miliardi, 40 miliardi di messaggi di posta elettronica spam. Fortunatamente non tutti i paesi sono vecchi come il nostro e al mondo più del 50% della popolazione mondiale ha meno di 30 anni. Allora, incontriamo i nativi digitali. Mia figlia si scusa per non essere presente di persona, ma sta tenendo delle lezioni a Boston, causando l'acidità di stomaco del professor Di Matti, che ci vuole. Ma allora, Blanca e il suo amichetto non sono dei bambini strani, sono dei bambini assolutamente normali. Hanno questa confidenza naturale con la tecnologia derivante dal fatto che la fenomenologia del software è sempre più comprensibile, soprattutto per i giovani e i giovanissimi che non hanno nessun filtro, che non hanno nessuna barriera culturale. Per cui è impressionante vedere come non dei bambini piccoli, ma addirittura dei bambini in età prescolare, se gli mettete in mano un iPad, un tablet, lo usano, disegnano, fanno delle cose. Non perché sono dei geni, ma perché sono le macchine che hanno sviluppato delle interfacce molto consistenti e molto intuitive. Qual è una delle cose interessanti che ci diceva anche la professoressa Blanca? Che le giovani generazioni effettivamente, fortunatamente, dico io, considerano la posta elettronica ampiamente superata. Tant'è che in America, dove tradizionalmente le università all'atto dell'iscrizione assegnavano agli studenti un indirizzo di posta elettronica, hanno smesso di farlo e ormai cominciano anche alcune aziende, perché dato l'affollamento anche di spazzatura che c'è nella posta elettronica, in effetti, e la facilità d'utilizzo invece dei social media o di esperienze che dal punto di vista delle conversazioni si comportano come i social media. È molto più facile seguire una conversazione che si sviluppa su una bacheca di Facebook che un thread conversazionale in un messaggio di posta. Sembra banale, ma quando la conversazione diventa un po' articolata, a parte Geekology, le altre si perdono, effettivamente. E questo sempre di più anche nelle aziende, per cui in realtà quello che accade è che alcune diverse aziende sviluppano i propri sistemi in maniera mimica rispetto ai social network, cioè riprendono i modi e le modalità di interazione. Qualche trend in atto e per il futuro. Macchine più intelligenti. Cosa vuol dire macchine più intelligenti? Noi siamo ormai, voi siete abituati a essere in un mondo nel quale ogni roba diventa smart. E quindi diventano smart i telefoni, diventano smart le città, no? Tutto smart. Dove gli americani danno questa parola l'accezione di intelligente, no? Per quanto possa essere intelligente un telefono, un computer o un televisore. Certo è che la cultura del mobile è diventata assolutamente pervasiva, al punto che fino a qualche anno fa
l'unità di connessione individuale alla rete era fondamentalmente un computer portatile o da scrivania. Una caratteristica del computer era di essere lui la macchina più intelligente disponibile, e tant'è che le cose che voi attaccavate al computer erano delle periferiche, cioè vivevano solo nel momento in cui le collegavate al computer. Il cervello era il computer. In realtà quello che accade adesso è che sempre di più ci sono tutta una serie di oggetti che preferiscono interagire col vostro smartphone piuttosto che col vostro computer, e che comunque, anche quando non sono connessi, vivono di vita propria. Il bracciale di sensori della Nike, ad esempio, è autonomo, funziona senza nessuna connessione. Poi è capace di connettersi per sviluppare delle feature addizionali, sincronizzarsi con un server, banalmente. Però vive anche non connesso. Ci sono una quantità di apparati per il monitoraggio della vostra salute, per il monitoraggio delle vostre prestazioni fisiche, per misurare la qualità del sonno, eccetera, eccetera, eccetera. Bilance, frigoriferi. Anche quando hanno una capacità di processo molto limitata, questi apparati hanno comunque una loro intelligenza relativa. Questo che a voi adesso magari sembra una cosa ovvia, è per tutto quello che sviluppo anche delle tecnologie negli ultimi 20 anni abbastanza controintuitivo. Perché in un primo momento si pensava che comunque l'intelligenza risiedesse nei mainframe, ci fossero pochi centri di calcolo dove ci fosse un'enorme potenza di calcolo e dei terminali con SRS. Poi si è cominciato a distribuire l'intelligenza con i personal computer e già pensavamo di aver fatto un passo in avanti sostanziale. Adesso quello che succede è che ormai lo storage delle informazioni è nel cloud, nella rete, e ci sono una quantità enorme di apparati che invece generano questi dati. Non so se è chiaro. Un altro tema importante è quello della umanizzazione degli apparati. Allora, io che ho parecchi capelli bianchi sono cresciuto in un mondo, dal punto di vista delle tecnologie, in cui l'essere umano, per interagire con le tecnologie, doveva essere adattivo lui rispetto alle tecnologie. Cioè doveva acquisire dei linguaggi specifici, doveva acquisire una capacità non comune di interagire con la macchina. Quando io ho iniziato a programmare, usavo le schede perforate. Lo scherzone che mi facevano i miei colleghi all'università era mescolarmi le schede. Sembra passato un millennio, sono passati 30 anni, qualcuno di più. Adesso siamo abituati a delle tecnologie, come dicevo prima, che sono alla portata di chiunque. Del bambino in età prescolare, dell'anziano che ha sempre testato la tecnologia, con una serie di varianti, però molto accessibili. Adesso è molto più semplice usare un telefonino che usare un bancomat, che è un'interfaccia ripugnante. È molto più standard la modalità di interazione con uno smartphone che quella di uno sportello che assolve una funzione. Ecco, lo sportello di bancomat è un esempio di una tecnologia rispetto alla quale l'essere umano è adattivo. Perché? Nonostante sia una tecnologia presente da molti anni, le banche non hanno mai trovato un accordo
sostanziale sulle modalità di interazione con Bancomat, per cui ogni banca mette il bottone conferma in alto, in basso, a destra, a sinistra, i colori sono diversi, le forme sono diverse, però voi avete un livello di motivazione molto alta nella vostra interazione, perché mettete dentro la vostra plastica e volete in uscita i vostri soldi. Quindi siete concentrati, vi adattate voi alla tecnologia. Questo non è richiesto nell'utilizzo delle tecnologie che usate comunemente. Allora, il fatto che le tecnologie potessero essere integrate senza attrezzare il nostro spazio vitale, fino a qualche anno fa, era assolutamente controintuitivo. Addirittura molti contrapponevano, no, la tecnologia alla sostenibilità. Cioè, no, bisogna abbandonare la tecnologia perché distrugge il nostro ambiente. In realtà questo si dimostra sempre meno vero, intanto perché cominciano a esserci degli esempi di utilizzo delle tecnologie che sono molto sostenibili e soprattutto a favore dell'ambiente e che si integrano molto bene, senza invadere, grazie al progresso della scienza dei materiali e sostanzialmente della possibilità di fare degli oggetti molto, molto sostenibili anche dal punto di vista del consumo energetico. Questo è un tema su cui io, se fossi in voi, mi butterei, perché questo nei prossimi anni avrà un enorme sviluppo. Cioè la generazione delle nostre personalità come agenti autonomi e l'enorme sviluppo degli assistenti personali. Adesso siamo veramente agli albori di questo tipo di tendenza. Un esempio su tutti è l'implementazione di Siri della Apple, non so se qualcuno di voi ha avuto modo di provarlo. Siri è l'embrione di un personal assistant che, al di là di quello che fa oggi, che può essere più o meno utile, più o meno divertente, quello che fa oggi Siri o che fanno applicazioni simili che girano su Android, è interessantissimo il concetto, cioè il fatto che tu puoi dare localmente a un terminale un po' di intelligenza, ma sfruttando il fatto che il terminale è connesso, puoi dargli in rete un'enorme intelligenza. E questo è interessantissimo perché risolve una quantità di problemi prima altrimenti non risolvibile. Cioè lo scenario futuro, non futuristico, futuro, è quello che io potrò fare, io, una conversazione dove io parlo in italiano, il mio interlocutore è un cinese che parla cinese e i nostri personal assistant si possono fare carico in tempo reale della traduzione. Scusate se è poco. E magari stiamo facendo una videochiamata dei nostri terminali. E magari la videochiamata l'ha combinata il nostro personal assistant che sa quali sono i fusi orari su quali viviamo. Quindi ha trovato lui, conciliandosi la mia agenda con quella del mio corrispondente, l'orario giusto in cui fare questa cosa. Questa non è fantascienza, questa è una cosa che viene sull'orizzonte di 3-5 anni. Ok? È possibile soltanto perché esistono gli smartphone che hanno un po' di intelligenza di processo e perché esiste la possibilità di connettersi alla rete e l'intelligenza è nella rete. Ok?
sembra una cazzata. È una roba pazzesca. Questo è anche un tema sensibile, cioè siamo certamente nell'economia dell'esperienza. Cosa vuol dire l'economia dell'esperienza? Vuol dire che è vero che in rete si possono fare un sacco di cose, si diventa più produttivi, si mantiene il contatto con una rete di relazioni sempre più grande, però ci sono delle cose che sono insostituibili. Allora, per esempio, nel modello del business della musica, è vero che io posso scaricare legalmente o illegalmente tutta la musica che voglio, però se c'è un gruppo che mi piace per davvero e ho l'opportunità di andare a un concerto, ci vado. Cioè, il fatto che io possa accedere a un'enorme massa di contenuti, anche di intrattenimento, non va in tutti gli effetti a ledere il fatto che sia comunque bello, interessante, coinvolgente, vivere delle esperienze. In più oggi ho la possibilità che questa esperienza la racconto mentre la vivo. Perché, non so, a me, quando io da ragazzo andavo ai concerti, nei momenti di culmine del concerto c'erano tutti con l'accendino in mano. Adesso sono tutti col telefonino in mano, che cercano di rubare degli scatti o fare dei piccoli video. E magari mentre li fanno, li pubblicano in rete. La stampa tridimensionale meriterebbe un capitolo a parte. Io a Torino avete... Viene il Lombard, se mi spiega. Dovrebbe esserci un Fab Lab. Sì. Perché qui a Torino, allora non rubo spazio, a Torino avete un Fab Lab che voi conoscete Arduino, la tecnologia Arduino. Allora, sulla tecnologia di Arduino, una delle implementazioni più comune, oltre ai robot, è quella di farci sopra le stampanti tridimensionali. Le stampanti tridimensionali sono qualcosa di veramente affascinante. Sono la cosa più vicina al teletrasporto che esista oggi. No? Qualcuno di voi ha mai visto Star Trek? Allora, cioè, sono loro che si fanno teletrasportare. No? E quindi vedi una cosa che sparisce da un luogo e riappare in un altro. E in effetti, se ci pensate, mandare in stampa un modello tridimensionale e vederlo materializzarsi è abbastanza suggestivo. Ha una serie di implicazioni molto forti sulla filiera produttiva, soprattutto dal punto di vista della prototipazione. Pensate ad esempio a un designer che fa magari oggetti d'arredo. Una volta, dopo aveva fatto il progetto, per vedere un prototipo di quello che voleva fare, doveva sottoporsi a un iter spesso anche molto costoso, perché doveva trovare qualcuno che gli faceva lo stampo, e fare lo stampo per fare il prototipo costava come fare quello per il prodotto vero, quindi le necessità di mezzi, di finanziamenti, oggi veramente con pochi soldi ognuno di voi potenzialmente potrebbe costruirsi una stampante 3D, oppure andare in un Fab Lab come quello che c'è a Torino, e dove voi andate con il vostro modello e loro ve lo stampano. Il mondo è cambiato. Mia figlia, la 17enne, ha progettato la sua protesi e vuole stamparsela con una stampante tridimensionale. Perché il concetto di protesi che lei vorrebbe, perché lei contesta il fatto che le protesi che le propongono gli ortopedici sono fatte a forma di mano, e lei dice: ma io non voglio una mano di plastica, io voglio essere l'ispettore gadget. Per cui si è inventata questa protesi che ha 1000 accessori nel lato, e la stamperà con una stampante 3D per dire.
Allora, nel momento in cui avremo milioni, probabilmente miliardi di sensori distribuiti, sapete che adesso si parla molto di smart cities, non di città intelligenti. La città diventa intelligente se è capace, come una persona, di raccogliere informazioni e quindi di prendere delle decisioni. Secondo me. Per raccogliere informazioni, è la spiga del come fa? Perché lui, siccome un secchione, si mette sempre il primo figlio di capi. E per raccontare dove stavo io all'università. Poi, dove stavi? In fondo. No, facevi la sedia del professore. sei bugiardo. mi calpesti pure un po'. Non mi dà assolutamente fastidio. È come quando Fantozzi va al casino. No. E allora il mega direttore galattico si siede sulla sedia e Fantozzi ha la mano sulla sedia e siccome in quel momento il mega direttore fa una puntata e vince, dice Fantozzi non si muova da lì. E lui resta così. Poi, la prima volta che perde lo guarda e fa ma mi levi con la mano dal culo che uccido. No? Molti sensori distribuiti in realtà cambiano in maniera definitiva le informazioni che la città raccoglie e che può condividere con quelli che la popolano. Per cui quali sono i sensori che appartengono a una città? Quelli di temperatura, di pressione atmosferica, di livello di inquinamento, di distribuzione. Però dovevi muovere la telecamera. Sono in panoramica, quindi. Ah, che bello. Un basto. Zoomami. Ma poi vedi, guardate questi. Cazzo sono in cioè, lui si fa un culo così per farlo io. Siete delle persone malvagie. Cosa succede se la mattina quando mi alzo vado allo specchio e vedo sul mio specchio già le condizioni atmosferiche, le indicazioni del traffico, tutta una serie di dati che vengono raccolti? No, il collega diceva di Google Glasses, no? Piuttosto che, non so se vi è mai capitato di vedere in rete, c'è un video fatto dalla Corning. La Corning è un'azienda che produce vetro, sono quelli che per esempio fanno il Gorilla Glass, quello che usano gli iPhone per una parte di rivestimento. E loro hanno fatto un video molto suggestivo, futuristico, che si chiama A Day Made of Glass, un giorno fatto di vetro, in cui vi fa vedere, no, tutto questo mondo fatto di vetro, per cui ci sono i vetri non hanno le tapparelle, sono dei vetri fotosensibili, no, che cambiano tra lo scuro e il chiaro, piuttosto che il cruscotto della macchina è tutto fatto di vetro e appaiono e scompaiono delle cose, piuttosto che lo specchio del bagno è una parete intelligente su cui appaiono delle informazioni. Mobile, ne abbiamo già parlato. Questa è una foto che ho fatto io un paio di settimane fa nella metropolitana di Milano. Adesso posso anche dirlo che non siete più invidiosi, visto che ce l'avete anche voi a Torino, la metropolitana. Oh, oh, oh! 5.000 euro. Non volevo dirlo, va bene, va bene.
Trovate l'intruso in questa foto qui. Qui nell'angolino c'è un terrorista con un e una giornata qualunque in una metropolitana qualunque. Come vedete, tutti, ma proprio tutti, tranne la fricchettona con il libro di carta, hanno una fissazione su un terminale, o un tablet, uno smartphone. Nel 2001 ho fatto molti viaggi di lavoro in Cina ed ero roso dall'invidia, perché nella metropolitana di Shanghai c'erano sempre 5 tacche, no? Il massimo del segnale. A Milano, come entravo in metropolitana, un blackout, morto, no? Zero segnale. Allora, cioè, ci sono degli ingegneri tra di voi? C'è qualcuno? Sapete come funziona il mio radio? No? Allora, prego. Sapete come funziona? Allora, sapete che mettere la copertura del cellulare in galleria, nelle gallerie della metropolitana, è una stronzata. Cioè, è facilissimo. A Milano ci sono voluti anni per poterlo avere. E non so a voi, a me questo fatto che come scendevo nella metropolitana ero tagliato fuori, andavo offline, mi dava panico. Allora, le persone che sono in questa foto, secondo voi, sono più solitarie? Sono più sole? Secondo me sono in ottima compagnia, no? Nel senso che probabilmente molti di loro stanno chattando o rispondendo a messaggi o controllando la loro posta, sono comunque collegati. Sono meno soldi. In generale un mezzo di trasporto pubblico non è un luogo di socializzazione. Non è che normalmente la gente sale sul pullman e facciamo festa. Anzi, quindi non può. In generale, non dico a Torino, non c'è niente. In generale, effettivamente, non è un luogo della. Un mezzo di trasporto collettivo non è un luogo della socialità. In realtà con la connessione lo diventa. Vabbè, questo l'abbiamo già detto, anche che 200 milioni sono i video visti sullo smartphone ogni giorno. Il dato rilevante è che il 65% degli utenti usa il cellulare per trovare un negozio o fare un acquisto. I profitti della Apple. Pensate che a un certo punto la Apple fa un telefonino che si chiama iPhone. Fino a quel momento la Apple era un'azienda che faceva computer di nicchia, fondamentalmente. I computer della Apple erano preferiti dai designer, da certe categorie professionali. In alcuni paesi come gli Stati Uniti andavano abbastanza forte tra gli studenti, però certamente la Apple non aveva mai sviluppato i volumi di altri produttori di computer, come IBM o Dell, ad esempio. Fanno un telefonino e nel modello di business, delle business school, se voi andate a dire, io sono un'azienda che fa un prodotto di qualità in una nicchia di mercato, voglio invadere un altro mercato, che è quello della telefonia cellulare, dove c'è un player,
che da solo fa più di un terzo del mercato, che era la Nokia, non so se la ricordate, era una società finlandese. Loro da soli avevano più di un terzo del mercato mondiale. Quindi tutti si aspettavano che the next big thing, la grande innovazione dei telefonini, l'avrebbe prodotta la Nokia, che aveva il movente e l'opportunità. E quindi quando la Apple diceva, ma adesso c'è un telefono, vedrete che domani la Apple fallisce. Erano gli stessi che dicevano che quello della Parmalat era un titolo sicuro. Vi rende l'idea. Cioè la Apple invece fa un telefono e da quel momento cambia il paradigma, muove definitivamente il mercato, porta alla morte alcuni produttori che avevano smesso di innovare e comunque rivitalizza tutto il mercato, perché Android esiste perché è esistito l'iPhone. Windows, cioè la Microsoft, ha fatto degli investimenti importanti per fare un sistema operativo nuovo e lavorato sulle nuove metafore di interfaccia perché è esistito l'iPhone. Persino BlackBerry finalmente ha messo sul mercato un prodotto che è decisamente molto interessante. Non so se a qualcuno di voi è capitato di vedere lo Z10. Bello, c'è un bel pensiero in progettazione, grazie al fatto che l'Apple ha lanciato l'iPhone sul mercato. Quindi al di là del fatto che mi piace o meno l'iPhone di per sé, è interessante come loro sono stati disruptive per tutto un intero segmento di mercato, essendo il player meno ovvio. Pagamenti via mobile. Sapete che noi siamo in un paese particolarmente arretrato dal punto di vista dei mobile payment. Ci sono tutti gli operatori che hanno sostanzialmente delle offerte di mobile payment tramite NFC, sia Vodafone che TIM. Ciao mamma. Ciò non di meno, PayPal, che esiste sostanzialmente come esperienza internet, solo recentemente ha fatto una serie di applicazioni specifiche per il mondo mobile e ha messo sul mercato anche dei plugin fisici, no? Che abilitano i pagamenti via PayPal. Perché a PayPal basta che dal vostro smartphone usiate un browser internet. E comunque ad oggi PayPal a tutti gli effetti è il leader mondiale dei pagamenti via telefonia. Nel 2014 i terminali mobili saranno il primo canale di accesso a internet, anche perché ormai non so se avete visto un po' le nuove generazioni di tablet. Ci sono ormai questi oggetti ibridi per cui hanno magari la tastiera staccabile, collegabile, ci sono alcuni prodotti della classe Windows che sono anche delle belle suggestioni dal punto di vista del design. C'è un oggetto dell'Asus che ha il display doppio, no? E la tastiera come accessorio. Ci sono oggetti che sono sempre più orientati comunque alla mobilità. In più c'è le nuove generazioni, cioè quelli come mia figlia e suo amichetto, che crescono in una modalità mobile first, mobile only. Cioè il fatto che la loro prima esperienza sia con un iPhone, con un Samsung, con un tablet, fa sì che poi quando li metti davanti a un computer, mia figlia messa davanti all'iMac e dice: papà è rotto, cioè niente. Non gli interessa. E mentre sapete che Windows 8 disorienta gli utenti desktop, perché in realtà di fatto propone un'interfaccia touch sfogliabile, per cui gli utenti tradizionali sono disorientati, mentre i bambini
si trovano sul collo, perché ritrovano una familiarità. Quindi c'è un tema generazionale. Però questo avviene. Allora, il fatto che questo avvenga, nel momento in cui voi vi mettete ad esempio nell'ottica dello sviluppatore di software, è molto importante, perché la maggior parte delle applicazioni che trovate oggi per tablet, ad esempio, sono ancora progettate per un utilizzo frontale, se ci fate caso. Cioè, allora, un utilizzo frontale vuol dire che chi ha sviluppato l'applicazione si immagina che la modalità di utilizzo sia di questo tipo, che io ho lo schermo, tra me e lo schermo ci sia una tastiera piatta e lo schermo è sostanzialmente a circa 90 gradi rispetto a me. E quindi l'applicazione si presenta al meglio così. In realtà il modo ideale di utilizzare un tablet è piatto, corretto? Cioè io l'applicazione in realtà si presenta a me qui, no? Piatta rispetto a me, rispetto al mio sguardo, o al limite leggermente inclinata, però fondamentalmente piatta. Allora, posso pensare ad esempio che, visto che molti tablet implementano il multitouch, se il tablet è tra noi due, no? Io posso orientarla e riorientarla facilmente, oppure che possiamo interagire entrambi, però l'applicazione deve essere stata progettata a questo scopo, no? Scusa, grazie. Non so se rendo l'idea. Questo è, per esempio, per voi una grandissima opportunità. Avete l'opportunità di essere la prima generazione veramente touch. Pensate delle applicazioni di questo tipo, perché ce ne sono veramente poche. Vabbè, ovvio, dovete scegliere. Scusate.